al via la sesta edizione del Festival Internazionale del Film di Roma, che quest'anno rende omaggio ad uno dei maestri del cinema italiano, con la mostra PPP, un omaggio a Pierpaolo Pasolini. Dobbiamo riuscire a fare in modo che i giovani possano, soprattutto in questo momento, avere conoscenza della cultura e del messaggio di Pierpaolo Pasolini. Perché questo è un momento in cui c'è bisogno di un grande contatto alla realtà, di una grande autenticità e di una grande immedesimazione spirituale, così come ha fatto Pasolini. La mostra si compone di 11 proiezioni dedicate ai temi cui l'opera di Pasolini si rivolge: la critica della modernità, l'Italia dagli anni 20 agli anni 70, la poesia, la religione. Ma il fulcro della mostra è un'installazione originale creata in esclusiva da Francesca Lo Schiavo e Dante Ferretti. Una nuvola di parole che nasce da una macchina da scrivere. È una storia un poco scontata. È una storia sbagliata. Storia diversa per gente normale. Tutti questi fogli che escono dalla macchina da Storia scrivere, così comune. si venga, come si dice, possa arrivare volando come una nuvola e possa arrivare a tanta gente che magari non hanno, quelli che non hanno letto Pasolini o quelli che non hanno visto il film di Pasolini, in modo che riscopra o no, seguitino a godere di questo grande scrittore, regista, poeta e soprattutto e anche quest'uomo che ha capito il nostro paese con molto tempo in anticipo. Qual è il punto principale del pensiero di Pasolini che avete voluto mettere in risalto con questa mostra? Guardi, lui era una persona, non era un borghese e chiaramente rilevava i grandi, come posso dire, i grandi problemi che potevano nascere da questo piattume che sarebbe diventata poi la società italiana, in cui diciamo, le personalità piano piano venivano meno e che insomma, e quindi lui praticamente anticonvenzionale, come ho detto, profondamente colto, sì, rivoluzionario, totalmente rivoluzionario. Cioè, lui ha capito che la nostra società aveva dei germi che avrebbero poi portato a dei problemi. Un autore, quando è disinteressato e appassionato, è sempre una contestazione vivente. Appena apre bocca, contesta qualcosa al conformismo, a ciò che è ufficiale, a ciò che è statale, a ciò che è nazionale, a ciò che insomma va bene per tutti. Quindi, non appena apre bocca, un artista è per forza impegnato, perché il suo aprire bocca è scandaloso.